Buongiorno, buonasera o buonanotte nel caso siate nottambuli. Questo è un gioco a cui tengo veramente tanto. Non mi ricordo se l'ho letto, l'ho inventato di sana pianta, l'ho rielaborato, non me lo ricordo come mi succede per tantissimi altri dei miei giochi. Però non è questo che interessa, dal momento che quando uno apprende un gioco diventa suo, e stessa cosa vale per voi. Mi piace condividerlo perché per me è un gioco veramente potente, adatto per essere proposta a singole persone, ma anche a gruppi di persone. Un gioco che si chiama Carte a Memoria, mazzo di carte regolare. Lo prendiamo. 1, 2, 3, ok. È un mazzo completo di 54 carte, in quanto sono presenti anche i jolly. Prima di entrare nel vivo del gioco, approfitto di questa situazione per far scegliere una carta al partecipante. Dimmi stop quando vuoi, in qualsiasi momento. Stop, ok. Gli allungo la carta. Il partecipante la prende, la guarda mentre io sono girato, poi gli chiedo di rimetterla in cima al mazzo. Prendo la sua carta e la disperdo all'interno del mazzo. Se voglio, posso continuare a mescolare e poi divido il mazzo in due mazzetti uguali di 27 carte ciascuno, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 27, 27, mazzo da 52 carte, 54 carte, perché ho compreso i jolly, quindi il conto torna. 1 o 2? Facciamo finta, il partecipante mi dica 1. Quindi gli allungo il suo mazzo e io tengo l'altro. Serve una presentazione il gioco, no? Essendo un gioco di memoria, posso rifarmi alle incredibili competenze, doti mnemoniche di Giordano Bruno, che sorprese nel 500 i principi di mezza Europa, no? Veniva convocato nelle corti per dar sfoggio a queste sue incredibili abilità. Ha scritto anche dei libri sull'argomento. O posso inventarmi una storia di fantasia. Io specifico comunque al partecipante che si tratta di un gioco di memoria e che non è proprio un gioco di magia, anche se poi nello sviluppo lo diventa anche, però è più una dimostrazione di un'abilità e anche una condivisione della metodologia che ci sta dietro, in quanto io ho trovato un modo che è mio personale, mi fa piacere dirvelo, dove a seconda delle carte che pesco mi immagino una storia. Per esempio, se pescassi il re di cuori, la regina di cuori, il 4 di fiori, l'asso, il 7 di quadri o il 2 di picche, ecco, mi immaginerei nella mia mente una storia, per esempio un re che va in un bar che si chiama il 7 di quadri per incontrare la sua amata, no? La regina, la donna di cuori, e gli porta un mazzo di fiori, che potrebbe essere il 4 di fiori, non so se l'avevo menzionata questa carta. E inaspettatamente però la regina gli dà un 2 di picche, cioè lo rifiuta. Ecco, visualizzando una storia come questa, per me è molto facile, o più facile, ricordarmi le carte. Adesso in che cosa consiste il gioco? Io proverò ad indovinare tutte le carte del mazzo che hai pescato. E come farò? Guarderò le carte che sono nel mio mazzo e per sottrazione proverò ad immaginarmi quelle che sono presenti nel tuo, quindi è ancora più difficile perché io qui non vedrò le carte che menzionerò, ma vedrò quelle che non menzionerò e quindi per differenza proverò ad indovinare quelle che sono qua. Chiedo allo spettatore di dividere questo mazzetto in tanti mazzetti, suddividendoli per segni, quindi cuori, quadri, fiori e picche. Vabbè, in questo momento sono solo, quindi lo faccio io. Quando compie questa operazione, chiaramente io non devo guardare, no? Sennò perderei di credibilità. Questo passaggio è fondamentale perché poi dopo agevola tutto lo sviluppo del gioco. Quindi picche, lo faccio insieme a voi. Qui abbiamo un jolly. Se c'è una carta diversa, che faccio? Mettila al lato, gli dico. Poi se c'è una carta diversa, è chiaro che è jolly, no? Cioè, che discorsi fai? Ubriaco. Ok, qui abbiamo il fiore. Picche, fiori, dove sei andato? Fiori, eccoti qua, quadri, fiori. Sì, che per me ora non è semplicissimo girare questi video perché ho la telecamera sopra, quindi sono un po' impacciato nei movimenti perché devo fare
le mani devo in pratica curvarle. Poi c'ho la luce che ce l'ho proprio davanti agli occhi, quindi mi impalla un po'. Però d'altro canto mi semplifica le riprese, no? Per certi versi. Ok, cuore, cuore. Vi ripeto, io questo passaggio non lo devo vedere, ok? Poi gli chiedo di girarle di dorso, oppure io rimango voltato, che è la cosa più pratica, e lui ha tutte le carte sott'occhio. Gli dico di iniziare dal segno di cuore. E io ora qui chiaramente le vedo, quindi dovete prendermi sulla fiducia. A questo punto direi 3 e lui dice sì, 3 di cuore, lui mi dice sì e la scarta, 4 di cuori, sì, 9, sì, 6, asso e re. Sì, poi passerei al segno di quadri, al segno di fiori e al segno di picche. Come mai? Come faccio? Com'è possibile? Semplice, c'è un trucco. È che io ad ogni segno ho abbinato dei numeri specifici che per me sono significativi, tipo numeri di telefono. Per esempio, nel mio caso, il segno di cuori, il numero che mi ricordo, che può essere il numero di telefono, il numero di matricola, o delle date significative, no? Accorpate fra loro. In questo caso, per il segno di cuori, il numero o le cifre, ecco, che ho memorizzato sono 11 66 3 16 9 34. Ecco, io nella mia mente ho ben chiaro queste cifre. E nel momento in cui ve l'ho dette, me ne rendo conto che ci sono delle ripetizioni, ma è normale, in quanto si tratta di un numero telefonico. Se quel numero l'avete già menzionato, semplicemente non lo ripetete, però per me è importante ricordarmelo così per non confondermi, no? Se ci fosse stato lo zero nel mio numero, arbitrariamente, una cosa mia, ho scelto che lo zero corrisponde al 10, ok? Se invece trovassi l'uno, come in questo caso, arbitrariamente, ma neanche troppo, all'uno faccio corrispondere l'asso. Poi per inserire le figure, come faccio? Ho scelto che per il segno di cuori ci sarà il re, per il segno di quadri ci sarà la donna, per il segno di picche ci sarà il jack, per il segno di fiori ci sarà il jack. Quindi sono le quattro figure che di solito io dico per prime, perché mi ricordo sempre che cuori è re, quadri è regina, poi fiori e picche sono Jack. Questo l'abbiamo fatto. Poi passiamo al secondo segno. Io mi devo ricordare l'ordine. La prima serie di cifre corrisponde al cuore, la seconda serie di cifre corrisponde a quadri, la terza serie di cifre corrisponde al fiore e l'ultima corrisponde a picche. Adesso passiamo ai quadri e dirò al partecipante le carte che secondo me sono presenti. Vi ripeto che io ho la testa girata in questo momento, ok? Quindi risulto credibile. Dirò che è presente innanzitutto la donna, ok? Vi ricordo la figura. Poi i miei numeri, in questo caso significativi per me, sono il 2 e poi, e infatti c'è, è questo qui. Poi dirò 8, ok? 7, 8, non glielo ripeto chiaramente perché gliel'ho già detto, e poi l'1. Io so che è l'uno, quindi gli dirò l'asso, perché so che all'uno corrisponde l'asso, ok? E sono tutti presenti. Passo poi al segno successivo, che è quello di fiori. Parto subito con la figura, che come vi ho detto già più volte è il jack, e poi dirò 9, asso, ok? Perché il mio sarebbe 9, 1, e invece chiaramente l'asso. Poi ci avrei lo 0 nel mio numero, e so che allo 0 io faccio corrispondere il 10, quindi dirò 10, poi dirò il 4, il 7 e il 3, e anche questa serie è completa, no? E quello dice, ma cioè, come fai a ricordarteli tutti? Poi si va alla quarta serie, che è quella di picche, jack, e poi proseguo con i numeri,
che in questo caso sono il 7, il 10, il 9, il 2, ok? 7, 10, 9, 2, ok, non so se si vede ancora dalla telecamera, sì. 7, 10, 9, 2, l'8, il 4, il 5. 8, 4, 5, ci siamo. Rimane un'unica carta fuori, perché è quella che ho forzato prima al partecipante, quindi chiudo con una magia, indovinandola, e gli dirò che è rimasta fuori una carta, che è il jolly rosso. Boom. Non mi ricordo se vi ho specificato un passaggio molto importante. Nel momento in cui io ho diviso il mazzo in due, no? E ho detto uno o due. Anzitutto, se il partecipante mi avesse detto due, io gli avrei risposto, ok, questo lo tengo io e questo lo do a te. Nel nostro esempio mi ha detto uno, quindi gli ho dato il mazzo truccato, chiamiamolo così, la metà di mazzo truccata, gliel'ho data a lui. La metà di mazzo deve essere chiaramente mescolata, non facciamo questo errore sciocco, che quando riprendiamo le carte le mettiamo così e poi ci disponiamo sopra il jolly, perché altrimenti quando se lo ritroverà in mano le troverà già divise, no? Per segno. Dobbiamo essere bravi a ricordarci di mescolare le carte prima di riproporre il gioco a qualcun altro, ok? Questo mi sembra pacifica come cosa. Lui ha risposto uno, gli ho dato questo mazzo. Poi io dico che per sottrazione non ve l'avevo specificato, avevo iniziato a parlarne, ma poi dopo me l'ero dimenticato di approfondire questo aspetto. Che io per differenza memorizzo le carte che sono qui e indovino le sue, no? Per sottrazione, ecco, più che per differenza. E chiedo al partecipante di contare fino a 15 mentre lui mi guarda e sfoglio le carte e faccio finta di essere concentrato mentre invece pensa a tutt'altro. È soltanto un pretesto che regala credibilità al gioco, no? Lui conta fino a 10 o a 15. Io dico che sono pronto e a questo punto gli chiedo di suddividere il suo mazzo in quattro mazzetti in base al segno. Quindi ricordatevi sempre, le figure sono fuori, no? Quindi vi ripeto, io arbitrariamente ho associato al cuori la donna, il re al quadri la donna e al fiori a picche il jack, e poi ho fatto in modo di trovare delle cifre significative, date, numeri di telefono, codici, matricole, o pin, pan, pun, e poi ho associato, ho fatto in modo che la somma facesse 26. Comprese chiaramente le figure e parto dopo, no? Lo devo memorizzare, ecco. È un gioco che richiede un po' di tempo, sia per la presentazione e sia perché comunque vanno memorizzati queste cifre associandole al segno giusto, ok? Hai indovinato 27 carte guardando le altre 27 che non erano presenti nel mazzo in 10 secondi, cioè impressionante. In più hai anche ritrovato la carta che mi avevi fatto scegliere, cioè c'è veramente tanta ciccia dentro questo gioco, no? Non deve essere buttato via. È un gioco che richiede un'attenzione, una concentrazione, e non è un gioco pronto per essere cotto e mangiato, no? Non è un gioco da prendere, da mettere nel microonde e poi mangiare, è un gioco che va cotto a fuoco lento, perché dovete creare la giusta atmosfera e fornirgli anche il giusto contesto e la giusta presentazione. Ecco, va bene, va bene. Vi ringrazio, se vi piace provatelo e vi regalerà grandi, grandi soddisfazioni. A presto!